occhio onniveggente sempre presente. Sua luminescenza, che onore! Sì, ci stiamo lavorando, ho aggiornato il piano Cavergi per sabato sera e adesso starò convincendo Sua Eminenza a riscrivere i libri di storia. Siamo in trattative per conto del governo Conte. Scusi il bisticcio di parole. Comunque stiamo facendo in modo che Giorgia Meloni risulterà ministro di Grazia e Giustizia quando Barabba ha ricevuto l'amnistia. Ah, c'è un cambio di programma. È Pasqua e dobbiamo essere tutti più buoni. Ne prendo atto. Abbiamo anche perso il laboratorio che aveva sviluppato il vaccino perché è stato bruciato assieme a tutte le altre prove e dobbiamo trovare di nuovo il vaccino, ma me ne occupo io, tanto avevo il fine settimana libero. Certamente sua luminescenza. Ci vediamo al Bilderberg, grazie. Oggi parliamo di quello che può fare ognuno di noi per salvare il mondo dal Covid-19. Volontariato 2.0. Tuttavia, se volete salvare il mondo, dovete prima sorbirvi il riassunto della situazione. Nel 1999, un gruppo di ricercatori dell'Università di Berkeley collaborava con il gruppo SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Il SETI era quel programma, ed è quel programma, di ascolto con i radiotelescopi. In pratica si ascoltano milioni di frequenze in vari punti della galassia alla ricerca di segnali intelligenti provenienti, per l'appunto, da entità extraterrestri. Il fatto è che le registrazioni sono tantissime e i dati da elaborare sono letteralmente centinaia di miliardi. E nel 1999 il SETI non poteva permettersi dei supercomputer, per cui ebbero un'intuizione geniale. Facciamo in modo che i nostri server dividano tutte le registrazioni in pacchetti di dati più piccoli e che questi pacchetti di dati più piccoli siano analizzati dai computer dei singoli volontari. Se riusciamo ad avere abbastanza volontari, potremo analizzare i dati e cercare segnali di vita intelligenti in maniera molto più rapida ed efficiente. E così fecero. Avete di fronte a voi uno dei primi volontari del 2000, o giù di lì. Sono passati 20 anni, figuratevi che avevo ancora i capelli. E in pratica, quando ci si connette al SETI, si riceve questo pacchetto di dati e un salvaschermo che mostra come il tuo computer stia aiutando il server principale, analizzando le forme d'onda. Questo si chiama computazione distribuita. Si stima che nel 2013 il potere di calcolo del SETI, grazie ai volontari, erano all'incirca 1.300.000 persone, e fosse 6 volte più potente del più potente supercomputer dell'epoca. Non vorrei dire stupidaggini, correggetemi se sbaglio, ma mentre il computer più potente poteva manipolare 33.000 teraflop di dati contemporaneamente, il SETI aveva una capacità 6 volte maggiore, poteva elaborare 160-170 teraflop di dati al secondo, se non erro. Insomma, una potenza di calcolo di tutto rispetto. E vi state chiedendo, avvocato, cosa c'entrano le stelle con le stalle del coronavirus? Ma è semplicissimo. Questo sistema di elaborazione può essere applicato a qualunque problema complesso. Il problema più complesso con cui abbiamo a che fare oggi è trovare degli antivirali che siano efficaci contro il coronavirus. Cerchiamo delle molecole o combinazioni di molecole che possano bloccare o contrastare il virus. Sono calcoli particolarmente complessi, ma la buona notizia è che i nostri computer e i nostri telefonini uniti possono sconfiggere il virus e completare questi calcoli. Oggi vi propongo di partecipare a uno studio dell'Imperial College di Londra, che sta per l'appunto cercando questi antivirali nei cibi e nei medicinali conosciuti. La Vodafone si è offerta di preparare l'infrastruttura
e ha creato un'app che, se attivata nottetempo, quando il telefonino è sotto carica e quando mediamente non ci serve, può fare i calcoli per l'Imperial College e cercare una cura contro il coronavirus. Oggi vi spiego come si installa e come si usa questa app. Tenete presente che se un supercomputer ci dovesse impiegare 10 anni per poter fare il lavoro, 6 milioni di telefonini che ci lavorano soltanto di notte potrebbero svolgere lo stesso incarico nell'arco di un mese o due. Direi che vale la pena di darci un'occasione. Proviamo. Tra l'altro, il programma della Vodafone, la app, funziona non solo per il coronavirus, ma anche per altri progetti. Principalmente sono tutte ricerche contro il tumore. Questo perché i calcoli relativi alle molecole sono piuttosto complicati. E fino a quando non avremo i computer quantistici, che hanno capacità di calcolo infinitamente maggiore rispetto ai nostri, dobbiamo arrangiarci. Comunque, la prima cosa da fare è aprire Google Play. Cerchiamo Dreamlab di Vodafone e lo installiamo. Non pesa tantissimo, sono una ventina di megabyte. Una volta installato, apriamo ovviamente l'applicazione, ci spiega sommariamente cos'è e come funziona e poi ci chiede quanti dati vogliamo elaborare in un mese. Se avete una tessera Vodafone, non vi consumerà traffico dati, perché per l'appunto Vodafone è sponsor di questo tipo di ricerca. Se invece avete una tessera diversa, i dati si pagano, quindi attenzione a quanti ne volete elaborare al vostro piano. Naturalmente, se siete sotto Wi-Fi, il problema non si pone. Io ho scelto di operare con 500 megabyte. Sono uno tosto. Dopodiché si va nella schermata principale, si seleziona il progetto su cui si vuole lavorare. Quello del Covid è l'ultimo, è appena iniziato e ha una percentuale di completamento bassissima. Dopodiché si torna nella schermata principale e si attiva. Tenete presente una cosa. Il programma si attiva ed elabora i dati soltanto se è collegato alla presa elettrica, cioè al caricabatterie. Scusatemi. Nei primi minuti non farà assolutamente nulla, o meglio, non farà apparentemente nulla, perché in realtà sta scaricando i dati che poi dovrà elaborare dal server. Quando avrà scaricato i dati, inizierà a fare i calcoli. Sono calcoli estremamente complessi, quindi non preoccupatevi se il contatore avanza molto, molto, molto lentamente. Purtroppo è corretto che sia così. Quando avrete elaborato un intero pacchetto di dati, il sistema lo invierà nuovamente al server e prenderà un'altra parte dei dati da processare. Questo è quanto. Se riusciamo a essere in tanti, entro un mesetto o due dovremmo poter completare la ricerca e avere i risultati. Normalmente queste ricerche danno dei buoni risultati o comunque dei risultati accettabili. Il Covid-19, come tutti sappiamo, è un coronavirus come gli altri che deriva dai pipistrelli o dai pangolini. Infetta anche l'uomo, però le regole di base sono sempre quelle. Bisogna soltanto avere pazienza e trovare gli antivirali che funzionano. Purtroppo dobbiamo andare a tentoni. Suggerisco di dare una mano all'Imperial College di Londra, è ricerca pubblica, per cui non dovrebbero esserci brevetti, e speriamo che serva. Naturalmente non stiamo cercando un vaccino, stiamo cercando una cura, che è una cosa ancora più importante, perché il vaccino serve per prevenire. La cura permette di fare fronte anche ai casi meno gravi o più gravi già conclamati.
Per cui credo proprio che valga la pena di essere più buoni, anche se si dovrebbe essere più buoni a Natale e non a Pasqua, o meglio, dovremmo essere buoni tutto l'anno. Via. Ci becchiamo fra poco con il prossimo video. Ah, naturalmente, se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e grazie per essere arrivati fin qui. A presto!